oggi un video pieno di fantasia. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video veramente di riciclo. Nasce da un momento di risistemazione. Avevo svuotato una serie di credenze e cassetti e avevo messo lì tante cose che non mi sarebbero mai servite e che avrei voluto buttare. A un certo punto sono capitate vicino degli scovolini e una molla di un divano e mi è venuto in mente di fare qualcosa di veramente pazzo. Ho deciso quindi di usare degli scovolini cinigliati, dei bastoncini cinigliati e una molla da divano per creare un portacappello da mettere così esposto nelle camerette dei ragazzi, perché molto spesso i nostri ragazzini hanno i cosiddetti coppoloni, cappelloni quelli morbidi che vanno tutti impilati l'uno sull'altro e poi quando uno cerca quello che vuole non trova mai quello giusto, mentre tenendoli tutti esposti, e anche per cappelli più rigidi per non farli perdere la forma, tenendoli esposti si mantengono meglio e uno li ha lì a portata di mano. E allora ecco a voi il mio super porta cappello creativo, un oggettino super moderno e super optical da tenere sempre a portata di mano per sistemare finalmente in ordine tutti i nostri cappelli. Prima di spostarci però sul piano da lavoro per vedere come si fa il nostro oggetto d'arte, perché è veramente un pezzo di design questo di oggi, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti e sulla campanella per essere avvisati per i futuri video. Condividete il video se vi piace, mi raccomando, e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questi video in cui si fanno degli oggetti un po' particolari, dei pezzi un po' di design, dei pezzi un po' d'arte, nati semplicemente dall'estro creativo di chi crea qualcosa e non degli oggetti visti e rivisti, come di solito si suole fare nei video tutorial. Tutti noi più o meno facciamo delle cose per stare dentro una comfort zone. Qui devo dire che ho veramente creato un piccolo oggetto d'arte. Fatemi sapere se vi piace e soprattutto se lo rifarete, fatemi sapere come lo rifarete. Ora andiamo di là e vediamo il nostro portacappelli in arte moderna come si fa. Ed ecco l'occorrente per trasformare una bruttissima molla da tappezzeria. Queste dove le trovate? Ve le regalano i tappezzieri, oppure negozi per materassi, oppure le vendono anche su internet, però a me l'ha regalata semplicemente il tappezziere. Una molla. Poi io per rivestirla userò i bastoncini cinigliati, ma potete usare della tappezzeria, della lana, della corda, della passamaneria, quello che avete a disposizione. Io uso questi perché, avendo l'anima in fil di ferro, sono autoreggenti, diciamo così, stanno nel luogo dove li metto. A voi basterà un punto di colla per avvolgere della lana, della passamaneria, della stoffa, anche un qualcosa che non sia quindi sostenuto. E poi per abbellire userò sempre i bastoncini cinigliati e dei pompon, tutto quello che abbiamo in casa, anche dei fiorellini già pronti, delle bomboniere, tutto quello che avete. E naturalmente ci servirà anche un punto di colla a caldo e quindi pistola per colla a caldo e relativa stecca, e userò anche un paio di forbici, non si sa mai. Allora io metto un punto di colla soltanto sull'apice qui del mio lavoro. Prendo un bastoncino cinigliato e lo prendo rosso perché ne ho tantissimi rossi che voglio consumare, e comincio ad avvolgerlo. In pratica avvolgo tutta la spirale della molla, quindi capite bene, ecco, adesso vi è chiaro perché potete utilizzare qualunque materiale. Anche con la lana verrà benissimo. Col bastoncino cinigliato viene più morbido, diciamo così. E rivestiamo tutto. Ad ogni principio di bastoncino assicuro con un puntino di colla, per essere certa che col tempo i miei bastoncini non si muovano.
questo punto abbiamo foderato tutta la molla. Per i minimalisti potete anche lasciarla così, ma a me sinceramente non piace. Mi va di aggiungere una sorta di effetto optical, diciamo così, a tutto e andare ad aggrovigliare dei bastoncini di altro colore tra le varie spire della molla. Quindi guardate, faccio prima a farvelo vedere che a spiegarmi. Tipo giro, entro di qua, vado di qua, lo tiro bene e rigiro, creando proprio degli oggettini un po' così di arte astratta che poi io possa anche lasciare sopra il cassettone l'uno accanto all'altro e creino un po' di arredo in camera piuttosto che essere delle semplici molle. Voilà, vedete? Ecco, creare questi giochi, e lo farò con dei colori che stiano bene con il colore che ho scelto per la mia molla, ma che stiano anche un po' a contrasto, quindi che siano un po' flashanti, diciamo così. E decoro così tutto il corpo della mia molla, del tutto a fantasia. E adesso abbelliamo con delle palline. Ed eccolo qui, bello e finito, il mio portacappelli. Adesso vi faccio vedere come si usa. E tanti di questi, tutti colorati, immaginate quanto belli siano sopra i cassettoni, ma anche all'interno degli armadi, per non vedere quei cappelli buttati così alla rinfusa e non trovare mai quello che si cerca. Adesso vi lascio alle foto. Io sono certa che a Natale avrete ricevuto almeno 3 cappellini a testa. Io ne ho ricevuti 5, ragazzi, 5 cappelli, neanche fossi una con 10 teste. Bene, adesso so come conservarli senza farli ammaccare. E naturalmente, quando fate i vostri, postatemi i vostri portacappelli sulla mia pagina Facebook oppure taggatemi su Instagram, perché sono curiosa di vederli. Un bacio grande a tutti e buon inizio 2022 con una carica di creatività utile. Ciao! Immaginateli disseminati per la stanza. Potete, se volete, mettere anche le lucine tutte attorno, così quando sono vuoti potete accenderli ed usarli come punti luce della stanza. Io li trovo bellissimi, mi ci perderei anche guardando dentro. Sono degli oggetti che destano la mia curiosità, quelle cose che da piccoli uno fissa e sta lì a guardarli per ore. Fatemi sapere cosa ve ne pare, fatemi sapere se vi piacciono questi video fantasia 100% o se siete più per i video un pochettino più classici. Bene, io aspetto le vostre risposte qui tra i commenti, ma soprattutto aspetto i vostri pollici in su per supportare il canale e per farlo rimanere in evidenza sulle frequenze di YouTube.
YouTube. Bene, ragazzi, vi mando un grande bacio. L'hanno iniziato in modo totalmente pazzo qui su Arte per te e continuerà così, mi sa. Ci vediamo al prossimo video per scoprire cosa faremo insieme. Vi dico solo che sul tavolo ho il pirografo nuovo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci rivediamo al prossimo scottante video. Ciao!